ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, al microfono Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Bentrovati sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Il nuovo registro tumori regionale sarà affidato all'Agenzia Sanitaria Regionale, la quale ci ha già presentato una proposta operativa che stiamo al momento vagliando. Lo dice il presidente della Regione Abruzzo, Chiodi, rispondendo ad un'interpellanza dei consiglieri regionali Saia e Acerbo sull'indagine epidemiologica che riguarda la discarica di Bussi. Sono 7 le regioni, spiega Chiodi, che hanno sviluppato un registro completo di popolazione. Sono state analizzate nel dettaglio le caratteristiche di tutti questi registri per comprendere la modalità di attivazione più idonee, le modalità di attivazione più idonee per la nostra regione. È stata approvata ieri a maggioranza dal Consiglio regionale la risoluzione di Acerbo e Saia che prevede il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio strutturale. Ne dà notizia il presidente della regione Gianni Chiodi. Mi impegno come commissario ad acta, scrive, a dare mandato ai servizi competenti per predisporre uno specifico provvedimento che dovrà essere sottoposto alla validazione preventiva da parte del tavolo del Ministero della Salute. Questo dovrebbe consentire l'accesso senza oneri ai pazienti affetti da malattie rare, ai trattamenti, perché appunto i trattamenti stessi con farmaci di fascia C sono essenziali ed insostituibili. Il Consiglio regionale abruzzese ieri ha approvato l'emendamento Sospiri prevedendo la copertura della ricapitalizzazione della società Saga che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto di Pescara. Secondo il sindaco di Pescara Mascia ed il consigliere regionale Sospiri, così si mette fine alla ridda di voci degli ultimi giorni su quello che i due considerano il terzo aeroporto di Roma. Ora, dicono, tutti gli sforzi dovranno essere concentrati sulla volontà di sostenere la struttura in un momento comunque difficile a livello nazionale. Mascia e Sospiri chiedono anche di predisporre nuovi collegamenti, come quello con la Russia. Anche le Marche sono inserite nel progetto di tutela della costa adriatica, al quale hanno già aderito Abruzzo ed Emilia-Romagna. Lo ha confermato l'assessore regionale delle Marche, Paola Giorgi, in un incontro a Macerata. L'iniziativa, che dovrebbe essere finanziata con fondi europei e nazionali, prevede non solo manutenzioni come ripascimenti, ma anche interventi strutturali. Il 7 marzo è previsto un incontro fra gli assessori competenti delle 3 regioni, cioè Emilia, Abruzzo e Marche. Saranno ripristinate entro Pasqua le zone colpite dall'alluvione del 2 dicembre scorso, lo annuncia il sindaco di Fara San Martino, Giuseppe Di Rocco, che insieme all'ufficio tecnico comunale si è attivato per un progetto di ripristino al sentiero di accesso alle gole di San Martino e alle sorgenti del Fiume Verde e delle aree circostanti. La direzione del Parco Nazionale della Maiella in pochi giorni ha potuto dare il nulla osta di competenza. Per i lavori di bonifica sono state impegnate a carattere d'urgenza le somme disponibili su un capitolo del bilancio provvisorio del 2014. La provincia di Chieti aderisce al progetto Abruzzo verso l'Expo, una manifestazione internazionale che, in linea con i temi dell'Expo in programma a Milano nel 2015, ha l'obiettivo di promuovere iniziative che valorizzino la tradizione ed il talento italiani in tutte le sue declinazioni.
con un'attenzione particolare alla cultura enogastronomica. Lo rende noto il presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, in qualità di relatore di una delibera di giunta provinciale. E c'è stato a Chieti un incontro tra l'amministrazione comunale e i commercianti di Viale Abruzzo. Sono stati affrontati diversi problemi segnalati negli ultimi tempi. L'amministrazione ha promesso di ricavare nuovi parcheggi, riposizionare le strisce pedonali senza togliere spazio ai parcheggi, studiare iniziative per valorizzare il commercio nella zona, addobbare tutta Viale Abruzzo a Natale e rifare il manto stradale con lavori già annunciati per il mese di marzo. Riunione in comune a Chieti tra il sindaco Di Primio, l'assessore al bilancio ed i dirigenti della Teate Servizi per analizzare i meccanismi di funzionamento del nuovo sistema tributario introdotto dalla IUC, cioè Imposta Unica Comunale. La tassa composta dalla TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili, la TARI, che è la tassa sui rifiuti, e l'IMU secondaria. Si sta cercando, secondo l'assessore, di non aumentare la pressione fiscale a Chieti. Nel piano finanziario, infatti, non andranno inseriti gli oneri di post chiusura della discarica Casoni, pagati invece nel 2013. Si stanno studiando anche modalità di rateizzazione delle imposizioni locali. Con un decreto firmato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lo scioglimento del Comune di Montesilvano, commissariato dallo scorso 18 febbraio in seguito alle dimissioni presentate da 13 consiglieri comunali, è ufficiale. Sul sigillo del Capo dello Stato però pende l'esito del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale dai legali del sindaco uscente Attilio Di Mattia, con il quale era stata chiesta la sospensiva. Il 6 marzo dovrebbe arrivare un pronunciamento proprio da parte del TAR. La Chiesa in uscita è una Chiesa con le porte aperte. La frase di Papa Francesco inserita nell'Evangelii Gaudium farà da tema al quarto convegno delle aggregazioni locali laicali del Abruzzo e del Molise, promosso dal CRAL della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, che si terrà sabato alle 15.30 presso la struttura dell'Oasi dello Spirito a Montesilvano Colli. Ci sarà Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG, Arsenale della Pace, e saranno presenti i vescovi della Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana, guidati dal Presidente, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, e da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, Delegato CEAM per il Laicato. Sempre sabato alle ore 21 presso l'auditorium Papa Giovanni Paolo II in via Cavour 9 a Pescara, e domenica 2 marzo alle ore 16.30 allo stesso auditorium sarà proiettato il film L'ultima cima, proposto dalla parrocchia della Beata Vergine Maria del Rosario. E ancora sabato si terrà un incontro organizzato dall'Associazione Medici Cattolici Italiani Sezione di Pescara sul tema le cellule staminali e applicazioni mediche, che si terrà, come detto, sabato alle ore 11 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo in Pescara. Ci saranno la professoressa Oriana Trubiani ed il professor Liborio Stuppia dell'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti, Pescara. Oggi la direzione, la redazione e la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza in questo 26 febbraio augurano buon compleanno al diacono Sergio Diella. Siamo così alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono cielo poco nuvoloso al mattino e nelle ore centrali e nubi sparse nel pomeriggio ed in serata, con temperature da 9 a 15 gradi e mezzo e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanza.it.
radiopescara.it, ma presente anche su Facebook, dove potete trovarci digitando Radio Speranza. A risentirci a tra poco con le notizie sulla cultura. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.